Benvenuti al tutorial di Dixit da parte dell'Associazione dell'Ordine della Rocca per il Comune di Bra. Il gioco è adatto a un'età di 8 o più e il numero di giocatori va da 3 a 6 per questa edizione. Lo scopo del gioco è quello di arrivare a 30 punti oppure fare più punti degli avversari quando l'ultima carta del mazzo verrà pescata. Disponete sul tavolo la scatola di gioco senza il coperchio, ovvero il tracciato segnapunti. Ora ogni giocatore sceglie un colore e piazza il coniglio dello stesso colore sullo zero del tracciato segnapunti. I conigli si chiamano Ready Poles. Quindi prendete i 36 segnalini e distribuite tanti segnalini a ciascun giocatore quanti sono i partecipanti dal valore 1, 2, 3 fino al numero di giocatori. Ad esempio, in 4 giocatori distribuite i segnalini e verranno utilizzati solo i valori che vanno dal 1 fino al numero dei partecipanti, in questo caso 1, 2, 3 e 4. Poi prendete le 84 carte e le mescolate in un mazzo, le mischiate e ne distribuite 6 a ogni giocatore. Queste 6 carte il giocatore le dovrà tenere in mano, nascoste, per tutto il resto della partita. Al primo turno tutti i giocatori esaminano le proprie carte segrete e il primo che trova una frase di una o più parole ispirata da una propria carta si proclama primo giocatore, ovvero il narratore. La frase può avere forme diverse, di una o più parole, un suono, una citazione di un libro, un film, un fumetto, un proverbio, oppure può essere inventata o eccetera. Questa frase non deve essere troppo descrittiva, ma neanche troppo vaga. Il narratore formula la frase a voce alta, senza mai far vedere la carta che lo ha ispirato. Ad esempio, come frase può utilizzare combattere la quarantena e pone questa carta coperta, senza farla vedere a nessuno, sul piano di gioco. Poi gli altri giocatori esaminano le proprie carte e devono sceglierne una che più avvicini alla frase del narratore, quindi combattere la quarantena. Poi mettono la carta scelta coperta sopra la carta del narratore. Il narratore in questo momento prende tutte le carte, deve controllare che il numero delle carte sia pari al numero di giocatori e le miscola tra di loro. Poi piazza tutte le carte scoprendole in una linea. La carta più a sinistra verrà chiamata numero 1, poi scorrendo verso destra le altre carte avranno un numero assegnato crescente, ovvero 2, 3 e 4, eccetera nel caso ci fossero più carte. Quindi i giocatori attivi dovranno trovare la carta del narratore che in questo momento non voterà. Ogni giocatore attivo prende in segreto i propri segnalini per votare e sceglie il segnalino corrispondente alla carta scelta, cioè quella che dovrebbe essere quella del narratore. La propria carta non può essere scelta. Poi posiziona il segnalino coperto davanti a sé e poi attende che tutti i giocatori attivi facciano la stessa cosa. Quando tutti i giocatori attivi hanno scelto, i segnalini vengono poi scoperti e posizionati sulle carte corrispondenti. Quindi il narratore dichiara qual è la sua carta, in questo caso la quarta. E si passa all'assegnazione dei punti per ogni giocatore. Se tutti i giocatori non hanno trovato le carte del narratore, come in questo caso, il narratore non riceve alcun punto, mentre i giocatori attivi ricevono 2 punti a testa. Se tutti i giocatori avessero trovato la carta del narratore, il narratore non riceve comunque nessun punto e tutti i giocatori attivi 2 punti a testa. Se invece solo alcuni giocatori avessero trovato la carta del narratore, come in questo caso, il narratore
e i giocatori che hanno indovinato la carta ricevono 3 punti. Quindi in questo caso 3 punti al rosa e 3 punti al narratore. Infine, ogni giocatore attivo non narratore riceve un punto per ogni segnalino sulla propria ricarta. Quindi in questo caso ancora un punto al rosa e in questo caso un punto al giallo. Quindi le carte utilizzate in questo turno vengono scartate e verrà aggiornato il tabellone con il punteggio di ogni giocatore utilizzando i propri conigli. In questo modo. Poi ogni giocatore ripristina la propria mano di 6 carte pescando dal mazzo. E nel turno successivo il narratore sarà il giocatore a sinistra. Quindi ogni turno un giocatore sarà il narratore e gli altri giocatori attivi e il narratore verrà passato di mano in senso orario. Il gioco continua così finché l'ultima carta verrà pescata dal mazzo oppure se uno dei conigli dei giocatori raggiungerà o supererà il 30 e chi avrà il punteggio più alto sarà il vincitore e in caso di parità si condividerà la vittoria. Nel caso in cui ci siano 3 giocatori al tavolo ci sono dei cambiamenti da effettuare, ovvero la mano di carte invece di essere 6 sarà 7 e tranne il narratore ogni giocatore dovrà selezionare 2 carte anziché una ad ogni turno, quindi ci saranno 5 carte sulla linea. In comune accordo prima dell'inizio della partita i giocatori possono decidere di utilizzare la variante punteggio, ovvero se un solo giocatore attivo indovinerà la carta del narratore entrambi otterranno 4 punti invece che 3. E questo era Dixit. Perché consigliamo Dixit? Perché ci insegna a sviluppare la fantasia e l'intuito. È un gioco alla portata di tutti con una durata piuttosto contenuta. Il gioco è stato premiato con lo Spiel des Jahres 2010, ovvero il gioco dell'anno più rinomato al mondo. Questo e altri giochi li potete trovare su stupefici.com che consegna gratuitamente in tutta zona Bra. Grazie per l'attenzione e buon gioco!